Su indicazione della Direzione Infrastrutture e Energia, Snam Rete Gas S.p.A. ha avviato la consultazione pubblica del documento Progetto Linea Adriatica, Relazione Integrativa. Terminata la fase di discussione, Snam trasmetterà all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente un rapporto di sintesi dei contributi ricevuti, unitamente alle controdeduzioni e alle osservazioni. I comuni interessati dal progetto di costruzione della centrale e del gasdotto si sono riuniti in assemblea a Sulmona, nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, per redigere e condividere un documento finalizzato, secondo gli stessi comuni, a ribadire, con dati certi, il danno che provocherebbe la realizzazione della centrale e del gasdotto. Noi ci siamo da anni ormai schierati dalla parte di chi vuole che questo territorio non abbia questa centrale, ma non perché soffriamo di sindrome di NIMBY, come magari qualcuno potrebbe pensare, ma perché riteniamo che sia un'opera inutile. E con il documento che oggi in qualche modo su cui andremo a confrontarci anche con gli altri sindaci, lo ribadiamo con la forza dei numeri. Questa è un'opera inutile, è un'opera che non serve all'Italia, è un'opera che non ci dà più garanzie rispetto alla possibilità di affrancarci, no? Da quella che è la dipendenza dai paesi, dalla Russia in questo momento. E è un'opera che va contro quella che è la visione che abbiamo di una energia che deve in qualche modo dare il posto a energie alternative. Ben sapendo che la transizione è un processo lungo, ma noi non possiamo più aspettare. Il Comune di Navelli può dire tanto perché l'attuale sindaco, il sindaco anche del 2004, quando questa vicenda è iniziata, abbiamo vissuto attentamente tutti i passaggi e possiamo dire che siamo contrari a questa opera, perché questa opera dal nostro punto di vista è inutile facendo un'analisi dei dati, ma è inutile perché comunque viene a danneggiare una delle zone più belle dell'interno abruzzese, dell'interno aquilano, e in particolar modo nel mio comune va a lambire e a toccare le abitazioni e servizi come la farmacia, come il distributore e altre situazioni che ci creano molta preoccupazione, molta attenzione, molto nervosismo anche nei cittadini che insomma apprendono e leggono continuamente di questa problematica. Il documento di ARERA ci ha riaperto un po' un portone che si era totalmente chiuso. Vogliamo tutti insieme creare un documento che contesti quest'opera. Che la contesti, perché è giusto contestarla, perché se uno legge le carte, lo ripeto e lo sottolineo, capisce l'inutilità di questa opera. Da tutti, chi si è letto le carte, è ritenuta inutile.